Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Kentucky, più precisamente nella seconda città più importante dello stato, ovvero Lexington. Nonostante il fatto che sia appunto una delle città più importanti dello stato, è molto grande, ospita circa 300.000 abitanti, non è conosciuta per molto altro se non per essere la sede dell'Università del Kentucky. L'Università del Kentucky è l'università pubblica più grossa dello stato e comunque una delle più grosse anche all'interno degli Stati Uniti. Nell'istituto infatti trovano posto 16 facoltà, 93 corsi di laurea, 99 master e 66 corsi di dottorato. In tutto questa città ogni anno ospita circa 50.000 studenti provenienti un po' da tutto lo stato ma anche da altri stati e nel 1997 alcuni di questi studenti erano la 27enne Holly Dunn e il suo fidanzato Christopher Meyer, che era conosciuto da tutti come Chris, quindi anche da qua in poi continuerò a chiamarlo Chris. Holly e Chris avevano entrambi scelto la facoltà di economia e si erano trasferiti a Lexington proprio per laurearsi. Avevano fatto domande ed erano poi riusciti a ottenere entrambi una stanza nel campus dell'Università del Kentucky, dove poi in realtà si erano conosciuti. Inizialmente erano diventati semplicemente amici, poi continuando ad uscire entrambi insomma avevano espresso un interesse di più di una semplice amicizia e in breve tempo erano diventati insomma una coppia fissa. Nell'agosto del 1997 i due erano fidanzati ormai da diversi mesi e più in particolare un martedì sera, il 26 agosto, erano stati invitati entrambi ad una festa di un loro compagno di università che aveva un appartamento che condivideva insomma con altri coinquilini e si trovava a circa 10-15 minuti dal campus. Quindi essendo vicinissima insomma portata di piedi dal campus, Chris e Holly decisero di andarci appunto a piedi e una volta arrivati a questa festa si rendono conto che diciamo i loro amici più simpatici, magari con cui si trovavano meglio, non erano ancora arrivati, quindi pensarono di prendere un paio di birre e spostarsi qualche minuto fuori, insomma, vicino a dove c'era questa casa, per passare un po' di tempo insieme, in primo luogo, e poi ovviamente per aspettare che amici più simpatici arrivassero. Quindi si spostano solo di pochi minuti, trovano una panchina, si siedono lì e iniziano a chiacchierare e a bere la loro birra. Passano circa un'oretta e mezza così, poi decidono di ritornare alla festa per vedere se era arrivato qualcuno di più simpatico. Per ritornare alla casa in cui c'era la festa, rifanno in realtà il percorso che avevano fatto per andare alla panchina e passano in un tratto di strada proprio di fianco alle rotaie del treno, un treno che passava proprio lì vicino. Quel punto della strada era isolato, non c'erano case immediatamente lì vicino. Hanno quasi finito di percorrere questo tratto di strada quando da una palina dell'elettricità proprio di fianco alle rotaie spunta un uomo. Quest'uomo inizia a camminare nella loro direzione, loro lo notano subito come una persona un po' sospetta, soprattutto per il fatto che era spuntato fuori così dal nulla da quella palina, sembrava quasi che si stesse nascondendo lì dietro. In pochi secondi l'uomo li raggiunge e tira fuori un cacciavite. Con questo cacciavite li minaccia, chiede loro di dargli tutti i soldi che avevano. Il fatto è che Holly e Chris erano due insomma studenti del college un po' squattrinati, quindi con loro non avevano contanti e questa cosa la fanno presente subito a quell'uomo. L'uomo non pare particolarmente stizzito o comunque spaesato dal fatto che non avevano niente con loro e ovviamente i due non lo potranno sapere, ma il motivo era che non era lì, non li stava fermando per rubare dei soldi. L'uomo punta questo cacciavite sulla gola di Chris e intima ad entrambi di mettersi in ginocchio. A questo punto Chris e Holly fanno tutto quello che viene chiesto loro perché pensano ancora che il motivo di tutta quella cosa lì fosse semplicemente, tra virgolette, la rapina e che non
non volesse altro una volta che, insomma, avrebbe capito che non avevano niente con loro, se ne sarebbe andato. L'uomo procederà con il legare le braccia di Chris dietro la schiena utilizzando i lacci dello zaino che aveva il ragazzo e gli legherà anche i piedi con una corda che aveva con sé. Dopodiché sarà il turno di Holly e le mani di Holly verranno legate con la cintura che aveva appunto attorno ai pantaloni. Poi tirò fuori una maglietta che si era portato dietro, ne strappa alcuni lacci e utilizzerà questi due lacci per imbavagliare entrambi. Holly avrà la prontezza, insomma, di riflesso di, praticamente mentre le stava legando il bavaglio alla bocca, di tirare la lingua fuori in modo che avrebbe legato il bavaglio più largo di quanto in realtà non sarebbe servito. Quindi non appena l'uomo si allontanò un pochino per tornare dietro alla pallina dell'elettricità, evidentemente per prendere qualcosa, riuscì a farsi cadere questo bavaglio e a iniziare a comunicare con Chris. Chiede a Chris se fosse in grado, insomma, di scappare con le gambe legate. Chris purtroppo non riusciva neanche ad alzarsi in piedi, figuriamoci a correre. Quindi praticamente Chris le disse: alzati, scappa tu, non ti preoccupare per me, vattene, insomma, a chiamare aiuto. Solo che non appena il tempo di fare questa brevissima conversazione, il ladro era tornato di nuovo. Con sé tra le mani aveva un masso gigante. Non appena arrivò dove c'erano Chris e Holly, spinse il ragazzo per terra e iniziò a colpirlo alla testa con quel masso. Quello che accadrà di qui in poi sarà sempre peggio. Holly non lo sapeva ancora, ma la persona che aveva appena ucciso il suo fidanzato non era un ladruncolo qualsiasi, non era un criminale che andava in giro a rubare. Quello era in realtà un serial killer collegato a più di una decina di casi in giro per gli Stati Uniti. Non appena Holly vide che l'uomo stava iniziando a colpire il suo fidanzato con quel masso, inizia a correre, cerca di scappare. Purtroppo viene raggiunta poco dopo dal suo aggressore, che la buttò per terra e la immobilizzò. A questo punto l'uomo le punta quel cacciavite alla gola e le dice una frase che io, quando l'ho letta, mi è venuta davvero la pelle d'oca. Sarà l'ultima cosa che le dirà quella sera. Le dice: stai a vedere quanto ci metto ad ucciderti. Neanche il tempo di finire la frase, inizia a colpirla alla gola col cacciavite. Da qua in poi Holly entrò in modalità sopravvivenza, non so come altro definire questa situazione, perché nonostante il fatto la stesse colpendo, potete immaginare il dolore che stava provando, la paura ovviamente anche di quello che stava accadendo, iniziò a memorizzare ogni singolo connotato, ogni singolo tatuaggio, ogni cicatrice, ogni segno di qualche tipo che potesse aiutarla a riconoscerlo. In quel momento era ben consapevole che era molto probabile che sarebbe morta quella sera, ma il suo unico pensiero era: nel caso in cui dovessi uscirne viva, voglio essere sicura al 100% di riuscire ad identificarlo o quantomeno a descriverlo nel modo più dettagliato possibile alla polizia. Dopo averla colpita alla gola, l'uomo prese un ramo che si trovava lì vicino, dove erano loro, e inizia a colpirla al volto e alla testa. Non è ben chiaro quante volte la colpirà, ma sicuramente intorno a una decina di volte, e di nuovo, nonostante il dolore, nonostante che quei tagli alla gola le stavano facendo perdere un sacco di sangue, il pensiero di Holly a questo punto fu di cercare di lasciare dei segni con le unghie per terra per far capire alla polizia che era stata lì nel caso in cui quell'uomo dovesse spostarla dal luogo dell'aggressione. A questo punto, per fortuna, e capirete poi dopo cosa intendo per fortuna, Holly perderà conoscenza. Da questo punto in poi passa circa un'ora e un quarto e al campus vicino, quello in cui risiedevano sia Chris che Holly, c'era un ragazzo di nome Chad Goetz che si trovava insomma all'interno della sua stanza e stava studiando. Era circa 1:30 del mattino e questo ragazzo praticamente nella stanza aveva ovviamente il letto, dei ripiani e poi una scrivania con una sedia. La scrivania si trovava praticamente sotto una finestra, l'unica finestra della stanza che dava sul giardino esterno del campus. Quindi lui praticamente, quando era seduto a studiare, insomma a farsi i cavoli suoi alla scrivania, era proprio di fronte alla finestra e vedeva
tutto il parco attorno. Già da quell'ora stava in realtà studiando per degli esami che avrebbe dovuto dare ed era ovviamente concentrato sui suoi appunti, sui libri, ma con la coda dell'occhio mentre guardava giù vide qualcuno passare a qualche metro dalla sua finestra. E questa stanza si trovava al piano terra, quindi riuscì a vedere abbastanza chiaramente la persona che stava passando e gli si raggelò il sangue perché si trattava di una ragazza ed era completamente coperta di sangue e tumefatta. Chad, senza pensarci un secondo, corre fuori ad aiutare questa ragazza, la prende e la trascina nella sua stanza perché a quel punto ovviamente pensava che magari stesse scappando da qualcuno, quindi il suo primo pensiero era quello di metterla al sicuro nella sua stanza prima ancora di chiamare i soccorsi. Una volta portata nella sua stanza la fece sedere sul divano e Holly perse immediatamente i sensi, probabilmente quello sforzo che aveva fatto per arrivare fino a lì l'aveva stremata. Chad a quel punto esce di nuovo e contatta ovviamente le autorità, dopodiché rientra e cerca in tutti i modi di tenere sveglia quella ragazza come gli era stato detto dai paramedici al telefono. Non ci riuscirà proprio a tenerla totalmente sveglia perché Holly nei minuti che seguiranno continuerà a svenire e a riprendere conoscenza. Durante questo svenire e riprendersi, tentava di dirgli qualcosa e allora non riuscì a dirlo molto bene per le ferite, però tra una cosa e l'altra Chad riuscì a capire che gli stava dicendo che c'era un suo amico, un qualcun altro che aveva bisogno di aiuto e che era ancora fuori. Quando arrivarono i paramedici, Holly era praticamente svenuta, si occuparono ovviamente di lei e venne trasportata d'urgenza in ospedale. Quel ragazzo, Chad, riferì subito alla polizia che gli era sembrato di capire da quello che gli aveva detto Holly che ci fosse ancora qualcuno, un suo amico, magari un'altra persona che era stata aggredita fuori. Quindi alcuni paramedici insieme alla polizia andarono fuori a cercare questo ragazzo ed effettivamente lo troveranno. Troveranno Chris diversi minuti dopo. Purtroppo per lui non c'era più niente che si potesse fare, era già morto da diverso tempo. Holly nel frattempo viene operata in ospedale, avrà un trauma cranico, diverse ferite alla gola, aveva perso ovviamente molto sangue, fortunatamente nessuna delle ferite alla gola aveva preso l'arteria o nessun punto vitale. Aveva anche l'osso della mandibola fratturato ed era probabilmente il motivo principale per cui non riusciva tanto a parlare e a parlare chiaramente, insomma, per dire dove si trovasse Chris. All'ospedale la raggiunse anche tutta la sua famiglia, ovviamente erano tutti estremamente grati che fosse ancora viva nonostante tutto. Dalle analisi in ospedale venne fuori subito una cosa che in realtà aspetteranno a dirle per una questione ovviamente di trauma, ovvero evidentemente quando aveva perso i sensi dopo essere stata colpita il suo aggressore aveva anche abusato di lei. Grazie a queste analisi però riuscirono a prelevare un campione di DNA dell'aggressore e lo inserirono nel famoso database, quello di cui parliamo molto spesso. Purtroppo nel 97 ancora non era così insomma pieno di campioni, anche di gente che magari era già stata in prigione, però diciamo era una cosa relativamente nuova, quindi inserirono questo campione di DNA all'interno del database, però non uscì fuori nessun match. Holly rimarrà in coma per i 3 giorni successivi. Una volta risvegliatasi dal coma, la prima cosa che chiese fu cosa ne fosse stato di Chris e come stava lui. I suoi genitori, su consiglio dei medici, evitarono di dirle all'inizio che Chris in realtà era morto. Ovviamente i medici volevano evitare, insomma, che avesse un ulteriore trauma da affrontare. Fino a quando circa un giorno dopo, che aveva ripreso conoscenza, fece una domanda molto diretta a suo padre, gli chiese: Chris è morto, vero? Non ne volete parlare per questo? E ovviamente il padre non poté più mentirle. Questa cosa la devastò, sia per il fatto ovviamente che era il suo fidanzato ed era morto, l'esperienza traumatica, ma soprattutto all'inizio Holly si fece un po' di sensi di colpa per il fatto che lei era riuscita a sopravvivere e non era riuscita ad aiutare evidentemente Chris. Una cosa molto difficile da affrontare è stata sicuramente anche la non dimissione, non so come il termine più giusto, dall'ospedale in tempo per partecipare al funerale di Chris. A quanto pare si trovava ancora non in pericolo di vita ma in una situazione non stabile, quindi non poté partecipare al funerale del suo fidanzato e ovviamente possiamo solo immaginare quanto sia stata ulteriormente dura per lei. Nei giorni compresi tra quando riprese conoscenza e il suo primo colloquio della polizia, Holly continuò a ripetersi nella testa ogni singolo dettaglio, ogni singola cosa accaduta quella sera, non per una questione traumatica, cioè che non riusciva a non pensarci, ma per il fatto che voleva continuare a memorizzare ogni singolo particolare per non dimenticarsi niente una volta che avrebbe parlato con la polizia. Al primo colloquio della polizia, infatti, la lucidità con cui lei raccontò ogni singola cosa che era accaduto, ogni dettaglio del volto di questa persona,
era impressionante e fu sicuramente utilissima per le indagini. Riuscirono anche a fare un identikit dell'aggressore, un identikit che venne ovviamente diffuso ai media. L'unico problema è che c'era un buco di almeno un'ora e un quarto, un'ora e mezza probabilmente, da quando le aveva perso i sensi a quando era riuscita a riprendersi e ad arrivare al campus, quindi il suo aggressore a quel punto poteva davvero essere un po' ovunque. Quindi fu così che con questa testimonianza dettagliatissima di Holly iniziarono ufficialmente le indagini. La descrizione dell'aggressore venne inviata a chiunque, i media riportavano il caso, fu un caso tra l'altro decisamente chiacchierato in giro per lo Stato, quindi l'immagine, l'identikit di questo aggressore viaggiava davvero ovunque, chiunque vide quella faccia in quel periodo. Controllarono un macello di segnalazioni, ne arrivarono davvero a palate di persone che dicevano potrebbe essere il mio ex fidanzato, mio marito, mio fratello, mio vicino, eccetera. Nessuna delle segnalazioni su cui indagarono si rivelò utile per il proseguimento delle indagini. E così passarono mesi e mesi. In questi mesi all'inizio le indagini rimasero bloccate, anche se accaddero tutta una serie di cose che ricollegheranno poi solo successivamente al caso di Holly. Nel dicembre del 1998 quell'uomo colpì ancora. Claudia Benton era una dottoressa di 39 anni di Houston, in Texas. Viene trovata senza vita all'interno della sua abitazione, era stata picchiata, strangolata e violentata. La sua macchina verrà ritrovata diversi giorni dopo, sempre in Texas, a Sant'Antonio. Dal DNA che riuscirono a ricavare dalla scena del crimine e le impronte digitali sulla macchina, riuscirono a ricostruire il profilo genetico dell'aggressore. Questo profilo genetico del DNA verrà in realtà inserito in un database, solo che a quanto pare al tempo ancora non c'era la comunicazione fra stati, quindi non saltò fuori il match con la situazione di Holly, perché era un caso del Kentucky, mentre qua appunto ci troviamo in Texas. Alcuni mesi dopo, il 2 maggio, sempre in Texas, a Waymar, vengono ritrovati Norman e Karen Sirnick, rispettivamente di 46 e 47 anni, entrambi uccisi a martellate. Anche la loro macchina manca dalla scena del crimine, la ritroveranno diversi giorni dopo, sempre a Sant'Antonio, la stessa città di prima. Per questo motivo e per il fatto che anche in quel caso riuscirono a prelevare delle impronte digitali e dei campioni di DNA, riuscirono finalmente a collegare questi primi due casi. La cosa peculiare di entrambi i casi era che erano avvenuti in entrambi i casi in due abitazioni che si trovavano proprio di fianco a delle rotaie del treno. Per questo motivo in particolare i media che stavano coprendo questi due casi di questo serial killer iniziarono a chiamarlo il serial killer delle rotaie, e questo nome in particolare fece fare il collegamento con il caso di Holly in Kentucky, e in seguito a questo collegamento la polizia fece una comparazione dei DNA e fu un match. Il che voleva dire una cosa terribile ovviamente: innanzitutto si trattava di un serial killer, la persona che aveva colpito Holly e ucciso Chris era effettivamente un serial killer, ma la cosa gravissima era che si trattava di stati diversi, quindi chissà dove poteva essere questo killer e magari che storico avesse prima, quanti casi fossero collegati a lui. Come sapete, a livello burocratico è sempre un casino quando si tratta di stati diversi, per comunicazione, in generale per giurisdizione di chi si occupa di cosa, quindi di certo non fu una notizia che semplificò le indagini. E questo serial killer nei mesi successivi colpì diverse altre volte. Il 2 ottobre del 1998 una signora di 87 anni di nome Leffie Mason viene trovata senza vita all'interno della sua abitazione a Huge Spring. Le impronte digitali corrispondono al nostro serial killer e in più, di nuovo, la casa si trovava proprio di fianco a delle rotaie del treno. Il 4 giugno del 1999 a Fayette County trovarono due vittime, alcuni chilometri di distanza ma colpite dalla stessa persona. La prima era una ragazza di 26 anni di nome Noemi Dominguez, viene ritrovata proprio vicino a delle rotaie del treno. La ragazza era stata violentata e accoltellata, anche in questo caso il DNA combaciava col serial killer delle rotaie. L'altra vittima era una donna di 73 anni di nome Josephine Convica, anche lei accoltellata
violata e abusata, anche nel suo caso il DNA viene analizzato e risultò che combaciava con il nostro serial killer. Solo 2 settimane dopo, il 15 giugno, vengono ritrovati altri 2 corpi. Erano George e Caroline Morber, erano padre e figlia, lui aveva 74 anni, lei 51. Li ritrovano all'interno della loro abitazione a Gorham, anche questa abitazione ancora una volta si trova vicino alle rotaie del treno. Anche in questo caso riescono a isolare un DNA e combacia con quello di tutti gli altri casi. La cosa assurda è che col fatto che in tutti questi casi non sembra esserci un tipo, una tipologia di vittima prestabilita, non c'è neanche un modus operandi, cioè quasi tutti vengono uccisi in maniere diverse, con dinamiche diverse e armi del delitto diverse. Se non fosse per il DNA ovviamente ritrovato e per questa cosa che era sempre tutto vicino alle rotaie, probabilmente non avrebbero neanche collegato i vari casi, perché sembrava davvero opera di persone diverse. A questo punto potete immaginare la pressione sulla polizia, c'era un serial killer sanguinosissimo a piede libero, avevano solo una sopravvissuta, Holly, che aveva già dato tutte le informazioni, insomma, che poteva, una descrizione accuratissima di questa persona, e per qualche motivo non riuscivano a fare un passetto in avanti nelle indagini. Tra l'altro Holly a questo punto inizia a spaventarsi sempre di più, cioè man mano che escono fuori delle nuove vittime di questo serial killer, lei ha sempre più paura che, essendo l'unica sopravvissuta e di conseguenza l'unica in grado di identificare questa persona, aveva paura che magari potesse tornare per cercare di ucciderla e metterla a tacere per sempre. Era una paura concreta che condivideva la stessa polizia, infatti misero delle persone a proteggerla. A questo punto i media iniziano a impazzire per questo caso, tutti parlano di questa persona, di questo serial killer, iniziano a riferirsi a lui con un nickname che creeranno gli stessi media, che io in realtà ho già utilizzato, ovvero The Railroad Killer, che sarebbe tipo il killer delle rotaie. Partì una vera e propria isteria di massa, c'erano persone che stavano magari prendendo un treno per lavoro, per viaggiare eccetera, e che insomma aggredivano delle persone convinti che si trattasse di questo serial killer, che erano persone che magari non stavano facendo assolutamente niente, magari avevano un aspetto un po' sospetto. Ci sarà un periodo in cui la polizia sorvolerà con un elicottero le tratte, quelle più trafficate dei treni in Texas, per cercare di vedere magari dei movimenti strani. Verranno fermate, interrogate, poi rilasciate un sacco di persone, un sacco di uomini che, poverini, non c'entravano assolutamente niente. Nel frattempo, come in tutti i casi molto mediatici, continuano ad arrivare un sacco di segnalazioni, e il rischio di quando ci sono casi del genere molto famosi con molte segnalazioni è che segnalazioni effettivamente plausibili, utili, vengano un po' perse in tutto il macello di informazioni e di varie segnalazioni che vengono fatte. Per un motivo di cui poi parleremo, la polizia si focalizzò su una di queste segnalazioni. Era una segnalazione di una ragazza che voleva segnalare il fratello. Non aveva un gran rapporto con lui, non sapeva dove fosse, non lo vedeva, non gli parlava da tanto tempo, ma pensava che potesse trattarsi di lui. Il nome che fece questa ragazza era Angel Maturino Resendis. Resendis era nato nel 1959, il che vuol dire che al momento dell'aggressione di Holly nel 98 aveva 39 anni. Era nato in Messico, in un contesto estremamente povero, e di lui purtroppo non sappiamo moltissimo. L'unica cosa chiara è che già dall'adolescenza era scappato di casa e aveva cercato, insomma, di mantenersi da solo. Aveva trovato un modo per viaggiare di stato in stato illegalmente, senza un permesso, che funzionava parecchio, cioè riusciva a farlo molto bene. Praticamente saltava su diversi treni, si nascondeva sotto in modo che le persone da fuori non lo vedessero e viaggiava così tranquillamente. Era passato, vabbè, ovviamente in Messico, in Canada e negli Stati Uniti senza quasi mai farsi beccare. E le poche volte che per qualche motivo veniva beccato, riusciva sempre a sparire. Tra l'altro, in quel periodo utilizzava un nome falso, quindi le persone non lo riconducevano effettivamente a una persona esistente, perché appunto utilizzava un nome inesistente. Nel corso della sua adolescenza e dell'età adulta fece diversi lavori, tutti in nero ovviamente, e si spostava molto spesso appunto per evitare di essere beccato. Secondo la sorella era una persona estremamente solitaria, non era mai andato d'accordo con nessuno, non aveva legami con la famiglia,
con la sua stessa sorella in realtà non aveva molti legami. Una volta che controlleranno il suo nome vero, videro che quella persona era già stata indagata altre volte in Kentucky e in Illinois per degli omicidi che rimangono purtroppo ancora tuttora aperti. Quando andarono a controllare questi omicidi, per cui lo avevano segnato come sospettato, poi lui era sparito, erano tutti omicidi avvenuti vicino a delle rotaie, quindi compatibili con tutti gli altri casi del Railroad Killer. Non appena vedono questi collegamenti, ovviamente sono tutti convinti che si tratti proprio di lui, della persona che stavano cercando. E parte una caccia all'uomo impressionante. L'FBI lo dichiara addirittura una delle 10 persone più ricercate in tutto il mondo, quindi iniziano a postare cose con la loro foto, c'è l'FBI, l'intelligence, un macello di persone che lo stanno cercando. Come potete immaginare, questa persona non aveva scampo. A conferma ulteriore di questa cosa, il fatto che viene fatta vedere un'immagine di questa persona, di Angel, a Holly, e lei immediatamente, cioè non ci penso due secondi, lo identificò immediatamente come l'aggressore di quell'agosto del 98. Finalmente il 13 luglio Angel si consegna alla polizia. Come vi dicevo, non aveva scampo, cioè se non si fosse consegnato lui sarebbe stata una questione davvero di giorni, settimane forse. Holly a questo punto farà un'identificazione ufficiale, lo riconoscerà tra varie persone, sapete come fanno con i numeri eccetera, e di nuovo disse di essere certa al 100% che si trattava proprio di lui. Cosa che viene ovviamente confermata quando prelevano dei campioni di DNA e delle impronte digitali e le comparano con i casi. E ci fu un match per ogni singolo caso di cui vi ho parlato finora. Inizieranno a questo punto i processi, saranno molteplici perché ci sarà praticamente un processo per caso. Al processo di Christopher e Holly, ovviamente Holly testimonierà, racconterà di nuovo tutto quello di cui abbiamo parlato e nuovamente lo identificherà positivamente. Chiaramente per tutti i processi, avendo l'identificazione di Holly, il DNA in praticamente tutte le scene e le impronte digitali, come potete immaginare non è che c'erano molte chance per questa persona di non prendersi il massimo della pena, anche se gli avvocati difensori di Angel tentarono di farlo passare come non colpevole perché non in grado di intendere di volere. Solo che diversi specialisti lo esamineranno e faranno un bel po' di analisi nel corso dei processi, praticamente una per ogni processo, di fatto lo dichiararono in grado di intendere di volere. Per questo motivo viene condannato colpevole e per quasi tutti i casi viene condannato alla pena capitale. La prima data che viene fissata per la condanna è il 6 gennaio del 2006. In realtà per una serie di motivi verrà posticipata fino al 27 gennaio. Poco prima della pena capitale la polizia lo rinterroga. Questo perché avevano il forte sospetto che fosse collegato ad altri casi su cui però non avevano la prova, nel senso non avevano un DNA da comparare, quindi ovviamente col fatto che a poco lo avrebbero giustiziato gli dicono: prima di andartene, insomma, confessa se hai partecipato ad altre cose, hai ucciso altre persone. E sarà durante quest'ultimo interrogatorio che Angel confesserà di essere responsabile di altri 15 omicidi tra Texas, Kentucky, Georgia, Illinois, California e Florida. Il 27 gennaio del 2006 è stato giustiziato. Per quanto riguarda Holly, è riuscita a ricostruirsi una vita per quanto possibile. È andata all'università, si è laureata, ha fatto anche un master, ha conosciuto un ragazzo, tra l'altro, cioè che in realtà conosceva già prima, l'ha rincontrato, un ragazzo di nome Jacob, con il quale prima si è messi insieme e poi si sono sposati. Ha scritto anche un libro sul caso di cui vi ho parlato, è in inglese, ma come al solito se lo trovo dovrebbe essere disponibile su Amazon, se non sbaglio ve lo metto in descrizione, così se qualcuno di voi dovesse essere interessato può comprarlo. È diventato un attivista, ha parlato molto di quello che le è accaduto, un po' come fonte di ispirazione per altre vittime sopravvissute di casi non simili, magari non con un serial killer, però di persone che hanno subito appunto cose simili a quelle che ha subito lei. Inoltre ha aperto una fondazione che si chiama Holly's Home, che si occupa di gestire dei fondi per aiutare dei bambini a superare dei traumi, degli abusi. Questo è tutto quello che ho trovato per il caso di oggi. Vi ricordo che, come ovviamente avrete potuto vedere, si tratta di un caso di una sopravvissuta. Sto facendo proprio una rubrica di sopravvissuti. Vi lascio qua, comunque la trovate sul canale, la playlist con tutti gli altri casi di sopravvissuti che ho portato sul canale. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video. Come al solito vi ricordo di iscrivervi, lasciare un commento, un mi piace e seguirmi sulle varie piattaforme. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.